Toni, Andrea, Marco, che approfitto anche per ringraziare di avermi fatto l'onore di essere qui con voi oggi. Bene, grazie a tutti, grazie di essere qua, perché ci sono anche, oltre che molti colleghi, anche molti amici. Grazie innanzitutto a Barbaro, che con cui abbiamo cominciato, forse non lo sapete, ma ci abbiamo messo 9 anni per arrivare a fare sta roba. Si è laureato 9 anni fa, avevamo le interviste, ma dovevamo costruire tutto quanto l'impianto. Perché finisco i ringraziamenti, volevo ringraziare anche ovviamente Rulani, di cui tutti conoscono, diciamo, la profondità di pensiero, ma oggi ci aveva dato un altro esempio. Volevo ringraziare anche tutti quanti gli imprenditori che hanno accettato con piacere un'intervista. E arriviamo tardi, però speriamo di arrivare bene e di essere con voi a costruire una maggiore comprensione appunto del mondo e delle cose. Grazie anche agli industriali che oggi ci ospitano e credo appunto che sia una buona occasione per mettere insieme università e impresa. Bene, allora noi vogliamo soprattutto che parlino poi appunto gli imprenditori, perché in effetti le imprese sono i veri laboratori dove nascono le cose. Poi alla fine chi studia management deve solo interpretarli, deve razionalizzarli, generalizzarli e renderli espliciti appunto verso anche gli studenti, che così possono inserirsi in queste organizzazioni complesse per dare il loro contributo. E da dove nasce l'idea di questo libro? Nasce appunto, come ha ben detto Enzo Rullani, dal fatto che io percepivo un disallineamento tra queste teorie manageriali, che in gran parte sono importate dagli Stati Uniti, e una realtà poi imprenditoriale, specialmente nel Nord-Est, dove in effetti queste teorie facevano fatica a fittare. Quindi a un certo punto mi ricordo che quando è arrivato Barbaro, ho detto: senti Barbaro, andiamo sul campo e andiamo a intervistare alcuni capitani d'industria e andiamo a sentire dalla loro storia come percepiscono questo modo di fare impresa, questa complessità. E quindi siamo partiti da lì e dopodiché ci abbiamo messo molto tempo dopo a rielaborare, perché avevamo anche noi delle idee, ma non erano così chiare, ed è stato praticamente proprio andando sul campo, facendo proprio un viaggio dentro le imprese, che abbiamo cercato che ci ha consentito di capire di più. Adesso noi cercheremo in breve tempo di darvi qualche elemento, però lo faremo usando soprattutto le frasi degli imprenditori, quali ci hanno detto molte cose, noi abbiamo fatto una specie di microselezione e quindi vorremmo tentare di giustificare le cose che andiamo a dire grazie a quanto ci hanno detto loro. E quindi vedete che non a caso abbiamo scritto un viaggio tra uomini e organizzazioni, perché noi capiamo effettivamente che sono gli uomini gli agenti del proprio futuro e tutto il resto viene dopo. Allora, ecco, partiamo col tema proprio dell'imprenditorialità e del cambiamento. Allora, guardate, qui apriamo con questa frase Andrea Pittini, che guarda caso ha ripreso anche Lucci, che l'uomo è un camion, è un rimorchio, no? Dice Andrea Pittini, io dico sempre una cosa, l'uomo è un camion, un rimorchio, il camion è quello che trascina, mentre il rimorchio viene appeso adesso e trascinato chissà dove, l'imprenditore è un camion, ecco. Attenzione, questa metafora è fortissima, perché poi la possiamo tradurla anche dentro l'impresa, cioè lì tra imprenditori, cioè alla fine qua è il tema dell'autoattivazione, perché come giustamente ha detto Rullani, in effetti il tema dell'uomo al centro, no, il superamento del fordismo, che è sostanzialmente regole, no, la tecnostruttura con la separazione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, viene superato di fatto in Toyota quando Ono dice: ragazzi, bisogna fare l'autoattivazione degli operai, perché la complessità esterna che entra in fabbrica non riusciamo più a governarla con il computer, l'automazione integrata, ma bisogna governarla con gli uomini e con l'autoattivazione.
Quindi di fatto anche dentro l'impresa abbiamo bisogno di uomini che si autoattivano, che diventano intraprenditori. Guardate quest'altra frase invece di Pierluigi Zamò, dice: il termine mestiere va rivalutato in tutte le sue varie accezioni. Il mestiere è una parola medievale, i maestri di bottega insegnavano i misteri dell'arte ai giovani. Mestieri e misteri. Di per sé racchiude tutto, l'approccio infatti non deve essere solo tecnico, ma anche culturale, completo, europeo. Quindi vedete la grande centralità degli uomini e degli imprenditori. La seconda cosa interessante è il tema invece del cambiamento, cioè il cambiamento è connaturato con l'imprenditore. Guardate cosa dice di nuovo Pierluigi Zamò, dice: l'imprenditore è alla fine un mestiere che ha come principio base il cambiamento. Il cambiamento ha con sé il fascino del nuovo, del diverso e l'insieme delle difficoltà date dalle insicurezze e dalle paure che questo comporta. E rincara la dose sempre il nostro cavaliere che dice: siamo affascinati dal nuovo quanto siamo terrorizzati dall'immobilismo. Tutti i prodotti invecchiano, anche il prodotto più bello e più nuovo dopo un po' invecchia. Chi per primo, a forza di ricerche, di intuizione, di fortuna, innova e crea un prodotto nuovo, ha un mercato che gli permette di venderlo al doppio del suo valore, perché è l'unico che ha qualcosa di innovativo. Quindi, il fascino del cambiamento, l'imprenditore è quello che legge il cambiamento e che risponde con idee di prodotti, di servizi, eccetera. Allora, la domanda è: ma allora, se il cambiamento è, come dice Zamò, diciamo, la base fondante del lavoro di imprenditore, la domanda è: ma quali sono i motori del cambiamento? Perché questa è a questo punto la domanda chiave. E a questo punto noi abbiamo immaginato che i motori del cambiamento sono il sogno, la visione e il mito. Che mi spiego: il sogno è l'immaginario dell'intimo, del singolo, ed è quello che consente alle persone di immaginare di diventare un ingegnere, un professionista, una ballerina, un medico, eccetera. E quindi il sogno è per il singolo il motore che immagina il proprio futuro. Le organizzazioni invece hanno una visione, mentre le società hanno i miti. E qui ovviamente sono altre le materie, le discipline che studiano questi argomenti, tipicamente la sociologia, però nella sostanza, per capirci, il mito della terra promessa, il mito della nuova frontiera, il mito della rivoluzione d'ottobre, è attorno ai miti che si mobilitano le grandi masse. I sogni sono quelli che fanno scattare dei meccanismi individuali, le visioni sono quelli che orientano le organizzazioni. È per quello che alla fine abbiamo battezzato il libro Visione, perché in effetti la visione e l'auto-organizzazione sono i due grandi strumenti che possono creare il coordinamento. Dall'altra parte abbiamo gli obiettivi e le regole. Okay? Quindi, diciamo, alla metà della complessità è sempre più importante avere visioni anziché avere obiettivi, e avere uomini intraprenditori, cioè appunto persone che si attivano e che anziché seguire le regole seguono e si adeguano a una visione. Allora, qui usiamo sempre le parole invece prese dalla letteratura. Guardate questa frase che è molto bella: avanza con fiducia nella direzione dei tuoi sogni, vivi la vita che hai immaginato. Questa successiva è altrettanto bella, quella di Van Gogh, che dice: sogno i miei dipinti e poi dipingo i miei sogni. Quindi sostanzialmente vedete come il sogno orienta fortemente l'attività dei singoli. Ma adesso guardate Carl Sandburg, dice: nothing happens unless first a dream, cioè neanche dentro un'organizzazione non si muove niente se prima non c'è un sogno, qualcosa che mobilita le persone. E guardate Kennedy, dice: abbiamo bisogno di uomini che possono sognare cose che non sono mai esistite. Infatti la conquista dello spazio era la nuova frontiera, no? Non era più il Far West, ma la frontiera era lo spazio. Quindi tutta l'America mobilitata attorno all'idea della conquista dello spazio per superare l'Unione Sovietica, che nel frattempo era più avanti. Ma guardate Martin Luther King, quando doveva guidare la rivendicazione degli afroamericani, disse la famosa frase I have a dream, non disse ho un piano quinquennale. Quindi dobbiamo tenere ben presente che, oppure guardate Mandela,
Mandela dice un vincitore e solo un sognatore che non si è mai arreso. E oggi Mandela è un mito per tutta l'Africa, non soltanto per il Sudafrica. Ecco, ma guardate adesso le imprese, guardate Honda, The Power of Dreams, Panasonic, Dream Ideas, la TUN, i sogni diventano realtà, la FLU, il più grande assortimento di sogni. E guardate Spielberg che quando fa DreamWorks mette addirittura nel nome un marchio di fabbrica DreamWorks, cioè nel nome c'è il significato. Bene, ma allora se siamo convinti che sia la visione il motore del cambiamento a livello dell'organizzazione, dobbiamo fare a questo punto un viaggio dentro le teorie dell'impresa per capire come stiamo. Allora, ecco, dentro il mondo dell'economico e organizzativo abbiamo tra l'altro teorie che sono più vicine proprio all'economia propriamente detta, che considerano un po' l'impresa come una black box, e dall'altra parte invece abbiamo teorie organizzative invece che entrano dentro la black box, e questo da un lato crea abbastanza dicotomia anche a livello disciplinare tra chi fa economia e chi fa organizzazione, perché in realtà sembrano, diciamo, discipline diverse, ma in realtà l'oggetto alla fine è la stessa cosa del funzionamento delle imprese. Ecco, allora qui, soltanto per farvi capire anche l'ampiezza della letteratura, avete a sinistra un elenco di teorie organizzative, a destra avete un elenco di teorie economiche, al centro avete teorie che stanno per metà nell'organizzazione e per metà nell'economia. Noi siamo andati a studiarsele, a cercare di ritrovare degli elementi vicini al tema della visione, del sogno, eccetera. Alla fine abbiamo selezionato alcune di queste e dopodiché siamo andati a collocarle anche, vedete, in relazione, qui anche in onore a Rurani, abbiamo messo in fianco la razione evolutiva che è, diciamo, una sua forte riflessione in cui appunto andava a sostenere che la razionalità è fondamentale diciamo, nell'economia delle imprese. E queste, diciamo, queste valutazioni sono prese dalle teorie della concorrenza perfetta o altre industrial organization, e dopodiché però l'organizzazione è l'ambito in cui poi le cose evolvono. Ecco, noi qui vedete abbiamo preso Schumpeter, perché Schumpeter, il primo Schumpeter, in effetti mette al centro dello sviluppo anche del capitalismo, dice che non è il profitto, anzi che il profitto è il motore del capitalismo, ma è la distruzione creativa, cioè che l'imprenditore distrugge equilibri esistenti e ne crea di nuovi. E diciamo che il motivo è sostanzialmente il successo più che la ricerca esclusiva del profitto. E il comportamentismo è saino e l'idea che comunque la razionalità è limitata. Okay. Interessante le teorie tecnologiche perché tirano in ballo i valori o gli assunti impliciti, infatti noi vedremo che abbiamo fatto molto riferimento ai valori perché le imprese sono sistemi culturali oltre che economici e quindi abbiamo pescato fortemente anche da quello. Le teorie evolutive evidentemente sono studiano il cambiamento per definizione, mentre la teoria dell'azione organizzativa sono teorie interessanti perché considerano l'azione il processo fondamentale dell'organizzazione, cioè l'organizzazione non come una cosa ma come un processo. La cosa interessante è perché per chi studia complessità, infatti noi abbiamo, come vedremo, preso a piene mani dalla teoria della complessità, in realtà di fronte a un problema complesso l'unica risposta è l'azione, è l'azione e l'apprendimento. E quindi la teoria dell'azione organizzativa a noi è venuta molto comoda per mutuarne elementi. Ecco, ma qui termino con le parti più teoriche. E andiamo alla sua visione, guardate cosa dice Andrea Pittini, l'imprenditore è un animale da lavoro, è uno che vive il domani prima degli altri. E che cosa dice Alberto Juan? Non c'era ancora una domanda, ma secondo me c'era una domanda latente, ritengo di aver spinto molto in questa direzione lavorando per contribuire a crearla. E quindi appunto creare la domanda che non c'è. E ancora sulla visione, guardate Roberto Siagli, quando parlo di sogno o di visione non intendo il fatto di avere in mente un percorso ben definito, intendo piuttosto che sai di dover arrivare da qualche parte, anche se non sai esattamente come e se ci arriverai, intanto cominci a partire. E ancora, Andrea Pittini, i vecchi dicevano che bisogna rubare con gli occhi, cioè capire i segreti degli altri, non mi interessa la fabbrica di oggi, voglio vedere quella di domani. Questa è la vera forza.
Adesso andiamo sull'evoluzione. Luigi Zanon che dice: una cosa importante per un imprenditore, secondo me, è restare sempre aperto a nuove opportunità. Quando ci si chiude, si perde. E ancora, Andrea Pittini, i tempi cambiano molto velocemente. Se non li seguiamo, ci troviamo tagliati fuori dalla realtà. Guardate questa qui di Luigi Rossi Lucente, deve ancora arrivare. Oh, è appena arrivato, ecco, quindi il suo onore è mezz'ora che sei qua, scusami, non ti avevo visto. Magari se ti vuoi accomodare qua davanti, che c'è spazio. Guardate Rossi Luceni cosa ci ha raccontato durante l'intervista. Per chi non lo conoscesse, è stato per anni presidente industriale del Veneto. Nel 73 ci fu la guerra del Kippur e io ero abbastanza depresso perché avevo i magazzini pieni di prodotti finiti, pochi ordini e un po' di tensione con la banca. Così un giorno, era settembre, decisi di non andare a lavorare. Mi dissi, vado al caffè a vedere com'è il tempo. Ci andai e mi sedetti all'aperto. In quel momento passò mio cugino che mi disse, cosa fai qui a quest'ora? Vieni con me a Milano. E così andai con lui. Mio cugino lavorava con mio padre, era capo dell'ufficio acquisti in Iros e dovevano andare a Milano a trattare con un subfornitore di quadri elettrici. A novembre del 73, con un altro mio cugino, iniziai a produrre quadri elettrici. Quando ci si presentò questa occasione, cogliemmo l'attimo e fondammo la Carel. Le aziende non nascono solo da un'analisi di mercato o di competenze, nascono spesso da alcune occasioni che si colgono. Questa è stata la sua testimonianza, dopo magari se la commenterà. Guardate cosa dice Siaghi. Se le scienze giuste fossero tutte razionali, si potrebbe scrivere un manuale e chiunque sarebbe in grado di fare imprese. Se tutto fosse prevedibile, sarebbe anche razionale, ci sarebbe un solo percorso possibile. In realtà devi scegliere in modo istintivo. Le decisioni cruciali si prendono sempre in modo intuitivo. Ti trovi davanti diverse opzioni e nessuno ti può dire qual è la scelta migliore. Adesso io mi fermo e do la parola a Andrea Barbaro. Grazie. Innanzitutto mi unisco al professor De Toni nei saluti e nei ringraziamenti e ci abbiamo messo 9 anni, ma la vista che si vede da qui appaga molto. Ecco, abbiamo parlato di come sia importante ricordare che il principio base dell'imprenditorialità è il cambiamento, ma come possiamo innestare questo cambiamento in un modello di business per fare un'impresa? Ma abbiamo visto che innanzitutto serve una persona con un sogno, spesso coltivato profondamente fin dall'adolescenza, vedremo qua nelle testimonianze degli imprenditori, è un sogno che dia energia per le capacità creative, è un sogno quindi che indirizzi in una certa direzione. Poi però bisogna subito attivare anche un meccanismo di relazione, perché il percorso dell'imprenditore è un percorso che l'imprenditore non può fare da solo e quindi è importante attivare le relazioni interne, quello che qui leggiamo come team, quindi come squadra interna o esterna, come network di relazioni, non solo economica ma anche di altra natura con il territorio circostante. E questo perché le relazioni servono a organizzare poi quello che è l'evoluzione del cambiamento all'interno dell'azienda. E poi è importante ricordarsi che queste persone che condividono il sogno dell'imprenditore e seguono la visione, hanno poi bisogno di trovare un senso profondo a quello che stanno facendo e quindi bisogna lavorare ben presto sui valori come collante di queste persone. E quindi questi tre elementi, sogno, valori e relazioni, sono quello che noi abbiamo chiamato i building block fondamentali di qualsiasi modello di business, cioè quegli elementi che al di là poi del prodotto e del mercato che si andranno ad affrontare vanno sempre inseriti in qualsiasi modello di business. E durante le nostre interviste abbiamo trovato grandi conferme a questi building blocks e cominciamo con due frasi di Siagri che dice che per intraprendere devi avere un sogno, qualcosa da costruire, da realizzare. Secondo me il sogno è superiore a tutto e parla addirittura di sogni di un mondo diverso, quindi di grandi sogni, perché come diceva qualcuno i sogni piccoli non hanno la forza sufficiente per muovere i cuori degli uomini, no?
E serve la voglia di fare impresa, molto spesso sento dire trovo un'idea, fare un'impresa, qui il concetto è che è quasi capovolto, quindi c'è sempre Luigi Rossi Luciani che dice di quadri elettrici non sapevo assolutamente niente. In questa avventura che coinvolse un mio vecchio compagno di giochi, di sogni dell'infanzia, avevamo cercato mille volte di fare qualcosa insieme, l'unico obiettivo era quello di fare impresa, ma non c'era un'idea su cosa fare, ecco, quindi qui si ribaltano i fattori per cui c'è un sogno di fare impresa, per cui il sogno di fare impresa fin dall'adolescenza, poi una buona idea prima o poi arrivi. E bisogna, dicevo, sognare ad occhi aperti, quindi siccome è richiesto sicuramente un livello elevatissimo di energie, come quindi o hai la forza e la capacità di sognare a occhi aperti oppure non puoi farcela ad andare avanti. Ma il sogno non è sufficiente, dicevamo, serve costruire delle relazioni, serve creare una squadra, e per essere imprenditori, dicevo Luigi Rossi Luciani, bisogna essere innanzitutto un conoscitore di uomini, bisogna essere capaci di mettere in piedi una squadra, tutto qua, quindi è abbastanza semplice, sulla carta assolutamente sì. Zavò ci ricorda appunto che non è più un tempo di imprenditori solisti e solitari, quindi ribadito il concetto che è la squadra che fa vincere le aziende o qualunque altra formazione, e ci ricorda anche come sia importante dare un certo equilibrio ai componenti della squadra, non si può avere tutti attaccati o tutti difensori, no? Quindi è importante che il gruppo sia composto sia da tecnici che da creativi, quindi sia da persone che siano molto pragmatiche e razionali, sia da persone che poi continuino a coltivare l'intuito, l'ingegno, le nuove invenzioni. E ancora, come si fa a tenere insieme per queste persone? Bisogna condividere, trasmettere le proprie passioni, e lo si fa attraverso la convinzione con cui si fanno le cose. Dice Rubio Palazzetti, da come ti sente parlare, da come ti vede operare, dalla coerenza con cui ti vede operare, automaticamente una persona o ti ama o ti odia. Ecco, e poi molto bella questa affermazione di Luigi Rossi Luciani che dice io trovo che il mio collaboratore è pronto quando capisce che non ho mai ordine, do suggerimenti. E qui ritorniamo a quello che De Toni diceva, il tema dell'autoattivazione, cioè alla fine, spiega Rossi Luciani, la responsabilità alla fine è loro, dei collaboratori, quindi io ho messo dei must, che sono i modelli comportamentali, e il fatto di scrivere degli obiettivi e verificare periodicamente che si va in quella direzione. Quindi ancora una volta questi must sono quelli che noi abbiamo poi chiamato valori. Però alla fine bisogna che ogni collaboratore che si possa definire tale sia in realtà un intraimprenditore, quindi un piccolo imprenditore della sua funzione, della sua unità all'interno dell'azienda. E le relazioni sono importanti anche perché dalle relazioni si impara. In questo viaggio che ha così abilmente citato il professor Rullani, è dal confronto a livello individuale di team che spesso emergono le idee più brillanti, e quindi è importante lavorare insieme per fare in modo che le diverse intelligenze entrino in risonanza. E infine ci ricorda Pittini che oltre che soci di capitali e soci che portino delle risorse, bisogna trovare soci di testa, soci che portino intelligenza, soci che portino inventiva, soci che sappiano essere soci nel guidare verso un futuro possibile. Ecco, per quanto riguarda i valori, anche qui abbiamo trovato veramente durante le interviste moltissime testimonianze, è stata, il prof può confermarlo, è stata una durissima selezione questa. Ma abbiamo voluto così iniziare da un'affermazione di Luigi Rossi Luciani che parla della responsabilità verso le persone, dice la cosa che mi pesa di più di questo lavoro è avere la responsabilità delle persone, perché dice, con le mie scelte sento di condizionare in qualche modo la loro vita e mi chiedo se ne ho il diritto. E altro valore che ci ricorda Roberto Siagre è che le cose vanno fatte perché è giusto farle, quindi ed è una cosa che ci racconta, gli è stata trasmessa in casa, quindi e le cose si fanno perché vanno fatte, perché è giusto farle, e non solo in base a calcoli di guadagno o di convenienza. Il valore della concretezza, bisogna parlare ad Adio e non a Brodo, un'altra delle chicche che il Cavalier Pittini ci ha regalato in due ore di intervista,
e appunto diceva, le faccio un esempio, noi ci siamo dati 2 ore per l'intervista, lei va veloce, è un dialogo perfetto. Bisogna parlare a dadi, essere concreti, i Prodi sono discorsi tipici dei politici, presenti esclusi ovviamente, oppure di qualche presuntuoso. Inoltre tra i valori c'è anche quello di costruire nel lungo periodo senza voler subito raccogliere i frutti del proprio lavoro. Ecco, un bellissimo esempio, Zanon ci ricorda come una vite dai primi frutti dopo 4 anni migliori dopo 15, quindi ci sono delle cose che dei frutti che si possono raccogliere in breve tempo, altri per i quali bisogna aspettare, e le vendemmie possibili nella vita di un uomo sono poche, quindi alcune cose preziose si possono cogliere poche volte. La diversità ha un valore, è un valore perché è dalla diversità che nasce la possibilità di ibridare concetti diversi e arrivare a una sintesi che sia veramente un qualcosa di più dell'origine delle singole parti. L'arma dell'onestà, altro fattore importante, dice Ilario Guano, io credo di aver vinto tutte le mie battaglie con l'onestà. L'onestà intellettuale è stata la mia arma vincente nei rapporti umani. Quindi ancora una volta l'importanza di avere dei valori fondanti che sono poi quelli che danno la solidità e la maggiore probabilità a un'azienda di sopravvivere nel futuro. Inoltre Zavò ci ha ricordato come noi italiani abbiamo una caratteristica particolare e siamo stati i primi a sviluppare il concetto di commercio, abbiamo saputo vendere la nostra cultura sull'arena internazionale. Secoli di grandi successi, la nostra cultura non è mai stata strangolata dal commercio. La ragione principale è che nessun italiano ha mai creduto che il mercato fosse più importante della cultura. Ecco, quindi che ci rilasciamo anche a quello che diceva prima Rullani, la centralità dell'uomo, dei suoi valori, della sua cultura, contrapposto a dei tecnicismi, delle regole o degli schemi. Ecco, quindi questi tre elementi sono quelli che sono fondamentali per costruire un modello di business di successo, e li abbiamo poi riletti integrandoli e mutuando dei concetti dalla teoria della complessità, quindi abbiamo tradotto sogno, valori e relazioni in 2 circoli. Il sogno si traduce nel circolo della creazione, quindi il sogno genera delle capacità creative che consentono di immaginare il futuro, quindi di attuare quella che citato Schumpeter chiamava distruzione creativa per arrivare a creare dei nuovi contesti competitivi, e chiaramente all'interno di questi nuovi contesti competitivi questi territori vergini sono fertili per l'esercizio di nuove capacità creative, quindi c'è un circolo che si autoalimenta. E questo è un circolo che inserisce in senso buono disordine all'interno dell'impresa. Dall'altra parte le capacità relazionali servono, dicevamo prima, a organizzare l'azienda con un effetto desiderato, quello della continuità, per raggiungere uno stato di eccellenza operativa, e anche qui poi il circolo si chiude per dove la condivisione serve a migliorare il contesto, e quindi in un contesto condiviso e ottimizzato si può più agevolmente applicare l'azione dell'organizzazione, e questo quindi è il circolo della che abbiamo chiamato circolo della condivisione, che inserisce ordine all'interno dell'azienda. E il punto nodale è il punto di congiunzione di questi 2 circoli, quindi quello che viene definito ruolo del caos, dove sostanzialmente c'è un disequilibrio controllato tra ordine e disordine. Quindi questo modello del ruolo del caos, che è il modello di strategic management che viene presentato nel libro, ricorda come appunto sia importante, al di là di quello che poi è il prodotto del mercato perseguiti dall'azienda, è importante trovare un giusto equilibrio tra lo sforzo e le energie poste nel circolo della creazione e quelle poste nel circolo della condivisione, quindi tra la quantità di disordine e di ordine che si pone, perché troppo disordine porta alla morte per disintegrazione, ma troppo ordine può portare alla morte per fossilizzazione. Anche su